Voglio innanzitutto ringraziare per l'invito stasera, gli organizzatori, Mirko Caratieri in particolare, ma insomma anche Filippo Carli, il presidente, e Paolo Pezzino, insomma, per avermi coinvolto in questo momento importante, anche in questo contesto così prestigioso. Mi sento davvero in ottima compagnia, spero di essere all'altezza del compito nel raccontarvi di un qualcosa che, se pensiamo alla settantennale storia dell'Istituto, ha un percorso tutto sommato breve, perché quando parliamo di digitale parliamo grosso modo di una ventina d'anni per quello che riguarda l'Istituto. Eppure, nonostante questa vita breve, il digitale è comunque ormai una delle architravi della nostra attività, uno strumento fondamentale attraverso il quale facciamo divulgazione, facciamo ricerca, facciamo comunicazione, comunichiamo anche tra di noi, perché no? No? È uno strumento che ci aiuta anche a lavorare meglio insieme. Quindi sì, il titolo della mia relazione evoca immagini futuristiche, una nuova frontiera, ci proiettiamo verso il futuro, ma in realtà è anche qualcosa di estremamente già consolidato, di già estremamente presente all'interno della rete dell'Istituto, dell'Istituto Nazionale. E quindi, rimanendo sempre in tema di metafore futuristiche, mi piacerebbe tornare un po' indietro nel tempo, di qualche anno, e provare a ripercorrere un pochino le tappe fondamentali. Torniamo indietro fino al 1998. 1998 è un anno in cui nel mondo succedono tante cose. C'è la prima visita di Giovanni Paolo II a Cuba, a Havana, sembra l'altro ieri, sono 20 anni fa. Ci sono le Olimpiadi invernali a Nagano in Giappone. Nel cinema esce Titanic, uno dei film più premiati della storia del cinema, insieme a Ben Hur e al Ritorno del Re. Rimanendo in ambiente informatica, Microsoft lancia Windows 98, all'epoca sistema operativo innovativo, e mentre tutto questo accade nel mondo, l'Istituto ha ancora sede qui a Palazzo Reale. Questa foto è recente, in realtà non è una foto dell'epoca, ma insomma l'Istituto aveva sede ancora a Palazzo Reale. Siamo ancora prima del trasferimento in Viale Sarca, non parliamo di trasferimenti e traslochi sopra sedia. E a me piace pensare, non è propriamente così, ma a me piace pensare che da questi uffici di Palazzo Reale l'Istituto Nazionale nel 98 sbarca nel cyberspazio e lo fa con la versione online del database archivistico Wind, basato sul software ISIS. Il database era già disponibile in locale, quindi poteva essere consultato sui computer della sede del Nazionale, ma insomma nel 98 diventa un database online. In realtà l'Istituto era già presente online da qualche anno prima, ne parlavamo con Riccardo Bottoni, che è stato a lungo responsabile della biblioteca dell'Istituto. L'Istituto aveva già aderito a SBN tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, però era un'adesione a un sistema di qualcun altro. Con la database guida, per la prima volta, l'Istituto ha una sua presenza online, autonoma, identificata. Del database parlerà poi più diffusamente al direttore domani nella sua relazione, quindi non mi dilungo. Parallelamente al database guida va online anche il primo sito internet dell'Istituto Nazionale, all'indirizzo www.isbli.it, un sito web appunto in cui c'erano soltanto i link alle banche dati archivistiche e le informazioni di base. L'immagine che vedete lì non è casuale, quello era, mi spiace dirlo, era lo sfondo del sito mandato online nel 98. Il web era veramente agli albori, c'era anche meno attenzione per l'estetica, però insomma noi, con un po' di cattivo gusto forse anche, ma anche affetto, abbiamo ribattezzato questo sito un po' il muro di Berlino, lo chiamavamo così, perché effettivamente ci rievocava un po' queste immagini. Quel che accade dopo è comunque una crescita piuttosto rapida ed esponenziale, una crescita che è dovuta soprattutto al lavoro di una persona che Luciana ha già citato prima, ed è Antonino Criscione. Antonino Criscione era, per gli amici, era comandato all'Istituto Nazionale, è prematuramente scomparso nel 2004, a soli 54 anni, e lui ha di fatto aperto la via digitale dell'Istituto Nazionale ancora prima del 98 e poi dal 99 al 2004. E appunto molti dei risultati che abbiamo ottenuto senza il suo lavoro non sarebbero mai stati conseguiti. Nell'inizio degli anni 2000 raccontava e descriveva così la situazione degli istituti in riferimento al web. Cito: alla fine degli anni 90 vari istituti di storia della resistenza si sono affacciati al cyberspazio.
26 istituti su un totale di 65 hanno allestito un sito web, due per nazionale, e questo numero è destinato a crescere. In realtà poi sì, i siti web stanno arrivando a superare il numero delle riviste edite dagli istituti, in realtà qualche anno dopo mi scriverà di come questo passaggio sia già avvenuto, un paio d'anni dopo, e in prospettiva si può pensare che si diventeranno, appunto, previsione confermata, uno degli strumenti più diffusi della loro presenza esterna, quindi il sito web era interpretato come una presenza esterna. Chiaramente questo parallelismo tra riviste e siti web non è un'equiparazione da parte di Criscione, che infatti più avanti spiegava che si trattava ovviamente di modi diversi e per certi versi non comparabili di progettare e definire il rapporto con il pubblico e gli interlocutori del proprio lavoro di documentazione, ricerca e divulgazione storica, perché la forma rivista garantisce riconoscibilità e autorevolezza, anche se in ambiti numericamente ristretti e selezionati, mentre il sito web è una presenza nuova, non qualificata, che rappresenta già oggi un ambito di uso pubblico della storia. In realtà da questa doppia dimensione nasce un desiderio di sintesi da parte di Criscione, e il desiderio di sintesi si concretizza in 900.org, che è appunto una rivista telematica di didattica della storia, ma comunque una rivista telematica che per me era la forma più alta di divulgazione su internet. Nenè appunto è un progetto molto pionieristico in realtà all'epoca, però nonostante questa estrema innovatività viene consultato, come ha detto Luciana, moltissimo, anche dopo che non si riesce più ad implementarlo per la morte appunto di Nenè nel 2004. Nel 2004 però Nenè prima di morire riesce ad impostare il lavoro per quello che sarà, a mio avviso, il momento di svolta per l'Istituto Nazionale per la Rete degli Istituti, che avviene nel 2005, avviene con la messa online del portale italia-liberazione.it. Qui ne vedete un'immagine già successiva, non è già un restyle, non è la prima versione questa. Ed è un momento di svolta perché? Beh, perché all'epoca gli istituti avevano la maggior parte già dei loro siti internet, molto diversi tra di loro. Col portale si risponde a un'esigenza, un desiderio, che era quello di dare rappresentanza online alla rete come insieme, come organismo collettivo, attraverso appunto anche la creazione di un'area intranet che permetteva e permette tuttora, perché esiste tuttora, agli istituti di caricare all'interno di questo contenitore collettivo notizie, pubblicazioni, progetti, materiali didattici e quant'altro. In più, con questo progetto, accanto a questo progetto, viene data la possibilità agli istituti che non hanno già di costruire un proprio sito web, un sito standard, e quindi da questo momento tutti gli istituti della rete associati all'Istituto Nazionale sono presenti su internet. È questo momento che è il 2005, e quindi per questo è un punto di svolta. Sempre nel 2005 accadono cose anche molto interessanti e molto importanti lontano da Milano, accadono a Torino. Mi spiace che sia andata già via quella della Valle, ma c'è comunque Chiara Colmini, quindi guardo lei. Perché il Storico mette online nel 2005 innanzitutto Arcos, che è una banca dati di catalogazione e descrizione di fondi archivistici, che però non è fatta con un software proprietario, è una banca dati ad accesso libero, aperta, programmata con un linguaggio di programmazione che si chiama SP, che è basato su Windows. E quindi è, diciamo, un cambio di ottica dal punto di vista dell'approccio della catalogazione, alla catalogazione online degli archivi. E poi la banca dati del Partigianato Piemontese, che è la banca dati in cui di fatto vengono riversati i dati del RICOMPART, della Commissione di Riconoscimento Pratiche, di Pratiche per il Riconoscimento Partigiano. È un progetto di ricerca, possiamo dire, che nasce con l'idea appunto di una schedatura e va online. E sulla base di queste tre esperienze, il portale, Arcos e il Partigianato Piemontese, nel 2005-2006 parte un altro progetto al quale sono legato in modo particolare, perché è il primo progetto al quale ho lavorato qui in istituto, che è la banca dati Ultime Lettere, che rappresenta appunto, secondo me, il vero ulteriore punto di svolta, perché con Ultime Lettere noi abbiamo innanzitutto un progetto di ricerca a carattere nazionale, ideato e realizzato da Gianni Perrone e Leonardo Rossi, che sono altre due persone molto importanti quando parliamo della storia del digitale e dell'Istituto Nazionale. È un progetto tecnicamente all'avanguardia, quindi un'evoluzione per certi versi di quello che era già avvenuto con la banca dati del Partigianato Piemontese,
è uno strumento digitale che non descrive soltanto gli archivi, non li cataloga, non restituisce soltanto informazioni biografiche, perché inserisce anche saggi anagrafici, inserisce documenti ricercabili per parola nel testo e classifica anche i documenti per tipo di supporto, quindi dà delle note anche filologiche su questa ricerca. E in effetti, a differenza della banca dati del partigianato piemontese, che nasce già con un'idea di secchiatura, Ultime Lettere nasce prima come progetto di ricerca classico destinato alla pubblicazione del libro di Mimmo Franzinelli, che infatti coordina quella ricerca dal 2003 al 2006. Però è un progetto che viene trasferito in formato digitale, con appunto tutti i vantaggi che lo strumento digitale comporta, cioè la possibilità di aggiornamenti continui, la diffusione su larga scala, quindi la ricerca classica dall'Istituto Nazionale scopre i vantaggi del digitale, ne scopre però anche le controindicazioni, perché i progetti digitali hanno il problema della sostenibilità nel lungo periodo, cioè quando una banca dati o un sito web vanno online non sono finiti, il lavoro non è chiuso, il lavoro comincia, un altro tipo di lavoro, ma un lavoro che comincia. Lo stesso fatto di poterli aggiornare, la possibilità di poterli aggiornare impone a noi che siamo storici e ricercatori di farlo. Possiamo dire, ma vabbè, il sito online, vabbè, ci sono nuove tesi, nuove teorie, chi se ne importa, no? Lo possiamo aggiornare, dobbiamo farlo. E c'è chiaramente poi anche il problema dell'aggiornamento tecnico. Da qui in avanti ci sono diverse altre esperienze che si rilasciano sul filo delle Ultime Lettere. Una, quando c'è la Rocchia dei Navellati, l'hanno fatta all'Istituto di Grosseto, che è la banca dati sui volontari antifascisti della guerra di Spagna, che va online nel 2008, e alla quale poi si riallaccia il nazionale con il progetto insieme all'AIPAS di schedatura di tutti gli antifascisti della guerra di Spagna, che è ancora in corso. Quindi insomma è un periodo di grande vivacità, di grande fertilità, di tanti prodotti, però non ragionando con una logica troppo progressista e positivista, diciamo che ci sono anche dei progetti un po' più problematici, dei progetti che presentano qualche criticità. Qui ve ne mostro due. Parto da quello alla mia sinistra, quindi alla vostra destra, perché quello alla mia destra, non so quanti di voi qua se lo ricordano, qualcuno forse dovrebbe, come il presidente dell'ACLA che annuisce, qualcuno se lo ricorda. Partiamo dall'altro, questo alla mia sinistra è il sito internet del Parri di Milano, è un progetto che va online nel 2011 ed è un utile banco di prova per poi fare il passaggio al web 2.0 con il portale della rete. E nasce dall'esigenza di dare rappresentanza alla sede milanese dell'Istituto Nazionale. In realtà questa messa online di questo sito diverso dal portale crea confusione. Gli utenti spesso non capiscono quale sia il portale, quale sia il sito che rappresenta la sede milanese, quale sia invece quello che rappresenta la rete. Questo dimostra, secondo me, una cosa molto importante, che lo spazio virtuale è comunque uno spazio. E quindi, in quanto spazio, la gente può disorientarsi, quindi i problemi sono gli stessi dello spazio fisico. L'altro progetto, un progetto del 2009, era il forum, che era un esperimento di storia attraverso internet, per dirla sempre con le parole di Nene Criscione. Era un forum che voleva favorire la discussione storiografica all'interno della rete, mettendo in contatto gli storici, Collotti, Pavone, che avevano prodotto dei saggi all'epoca, con gli studiosi della rete degli istituti, gli studiosi di storia della rete degli istituti. Era un esperimento di web partecipato, collaborativo, quando ancora il web partecipato e collaborativo ancora non era così consolidato, quindi un altro progetto molto pionieristico che però non è stato molto partecipato. Quando un progetto di web partecipato non è molto partecipato, probabilmente qualcosa è andato storto. In realtà io credo che il problema principale fosse quello che oggi potremmo definire e che si definisce di digital and media literacy, cioè di alfabetizzazione digitale. Noi all'epoca, nel 2009, non eravamo ancora sufficientemente pronti e preparati dal punto di vista tecnico per affrontare uno strumento di questo genere. Però insomma, per fortuna sono casi abbastanza isolati, poi il web è, da questo punto di vista, un gran signore, perché relega tutto all'oblio molto in fretta. Del forum penso che nessuno si ricordi, del sito internet che verrà poi inglobato col progetto del portale che andrà online ad aprile dell'anno prossimo, anche in questo probabilmente un paio d'anni non se lo ricorderà più nessuno. Però insomma, di cose importanti, di cose rilevanti ne abbiamo fatte, e qui ci sono quelle più rilevanti, almeno stando a quello che dicono i numeri, perché sono i due siti web più visitati da parte del pubblico, tra quelli gestiti dall'Istituto Nazionale, tra i progetti promossi dall'Istituto Nazionale, che sono appunto la nuova versione di 900.org e l'Atlante delle stragi naziste fasciste in Italia. Sono
più consultati, tra tutti secondo me non a caso. 900.org va online nel 2013, appunto nel 2012 comincia il lavoro ma va online dal 2013, riprende il progetto del 2004 aggiornandolo, è un nuovo inizio per la didattica digitale ed è un progetto, è uno strumento di rete e per fare rete, cioè uno strumento attraverso il quale gli istituti lavorano insieme, attraverso i comandanti o i ricercatori, ma insomma lavorano insieme. Infatti il progetto sfrutta quella che è una delle nostre ricchezze e specificità, cioè la rete dei comandanti e l'attività formativa e didattica. Dall'altra parte abbiamo l'Atlante delle Stragi, che va online, che questo nel 2016, in realtà il progetto è un progetto di 2 anni, è un progetto anche questo di ricerca di reti in cui sono coinvolti tutti gli istituti. È una banca dati, un progetto unico in Europa, non ce n'è un altro, ed è uno strumento digitale che è interessante perché è sia esito che presupposto della ricerca. Cioè l'Atlante nasce dal censimento delle stragi, dalla ricerca fatta per censire gli episodi di violenza nazista e fascista, ma poi, una volta messo online, attraverso i filtri di ricerca, rende possibile elaborare nuove tesi storiografiche e quindi per esempio produrre il volume che abbiamo pubblicato nel 2017 su appunto la violenza, le politiche di violenza nazista fascista in Italia. Il fatto che i due progetti più consultati siano due progetti di rete, secondo me ci deve far riflettere comunque. Altri progetti importanti sono la banca dati della stampa clandestina e la messa online, so che Nicola sarà contento adesso che lo dico, dei numeri Italia Contemporanea per l'una 2013. Sarei stupito se tu non l'avessi fatto. Infatti, l'ho aggiunta apposta prima, proprio un attimo, no, non è vero, l'avevo già inserita, perché sono importanti, perché mettono, rendono fruibili una ricchezza patrimoniale, la stampa clandestina, una ricchezza storiografica, una ricchezza di produzione culturale che abbiamo appunto fatto, e lo fanno in un modo tutto sommato particolare, innovativo, cioè utilizzando la tecnologia OCR, cioè rendendo i PDF, i file ricercabili per parole del testo, e questo facilita di molto il lavoro di chi deve fare ricerca. Sai che non l'ho visto? No, diciamo che poi è cioè, anche tardi sono le 6, insomma, no, cioè, c'è un riscompenso. Io l'ho trovato tutto. Sì, no, c'è un un'incitazione di contemporaneo, cerchi per autore, per titolo, per tema e trovi tutto, no, è meraviglioso. L'altro giorno, per esempio, racconto questo aneddoto, per farvi capire, ci interrogavamo durante l'intervista con Lotti su quale fosse il titolo del saggio che aveva scritto su De Felice, però non era firmato il saggio, quindi non si poteva fare una ricerca per autore, lì Colotti si ricordava un paio di parole, inserisco 2 parole nella ricerca, l'ho trovato subito, mentre qualcun altro, non faccio nomi, scartabellava sul libro, cercando, faccio nomi, non sto facendo. E poi chiaramente l'attenzione ai nuovi device, quindi l'attenzione alla nuova frontiera comunicativa con l'app della resistenza emiliana del 2015 e quella nazionale nel 2017. Dunque abbiamo finito il nostro percorso indietro nel tempo, torniamo indietro nel futuro, per citare di nuovo il film fantascientifico, e proiettiamoci anche in avanti, perché no, riflettendo un po' su quello che è il web oggi e su quale può essere appunto il nostro ruolo. Cioè il web, si parlava qualche tempo fa di web 2.0, si parla adesso di web 3.0, al di là delle definizioni, quello che è importante rilevare è che il web oggi è diventato soprattutto comunicazione. E quindi il nostro ruolo in questo contesto qual è? Innanzitutto, e qui cito in parte le parole ancora di Nene Criscione, offrire prodotti mirati e ben fatti, in grado cioè di interagire con le domande di conoscenza e di discussione già presenti nella società. Favorire quella che Criscione stesso chiamava cultura intermedia tra ricerca scientifica e cultura ludico-consumistica o anche militante, ne parlavamo anche l'altro giorno appunto sempre con Collotti, in un altro ambito, ma insomma. Io ho messo qui tra parentesi, dopo aver fatti anche nella forma. Allora, la forma non è sostanza, questo è chiaro. Però quando parliamo, no, la forma non è sostanza, vuol dire di non chiaro, non è sostanza. Però quando parliamo di prodotti digitali, la forma è importantissima. L'attenzione ai nuovi device, per esempio, con le 2 app, è fondamentale nel capire come approcciare anche magari una fascia di età, no? che non è naturalmente portata a cercarci. E quindi insomma la forma è importante tanto quanto la sostanza quando parliamo di web. Poi investire in competenze e alfabetizzazione digitale per evitare che si ripetano dei
degli eventi come quelli legati al forum del 2009. Questo oltretutto garantirebbe la sostenibilità dei progetti, perché avere personale formato, personale capace, formato attraverso momenti di unione, di formazione, permetterebbe ai progetti digitali di avere più longevità. Non inseguire la comunicazione fine a se stessa, il web oggi è prettamente comunicazione, ma quello che noi dobbiamo fare è veicolare meglio con i nuovi strumenti, i progetti che facciamo, e sfruttare gli strumenti anche per lavorare meglio tra di noi, per partecipare, per condividere, e anche sfruttando magari l'internet del portale. Qui insomma è un tasto, Filippo lo sa perché l'abbiamo parlato diverse volte, è un tasto dolente, la internet è il nostro strumento attraverso cui noi abbiamo visibilità nel nostro spazio unico e collettivo che è il portale. E poi, visto che stiamo pensando al futuro e sognare non costa nulla, perché non pensare di mettere in relazione le banche dati degli istituti, non tutte chiaramente, perché non tutte possono essere messe in relazione, ma le banche dati che hanno oggetti di ricerca identici o simili, l'Atlante, Ultime Lettere per esempio, piuttosto che la banca dati del partigianato piemontese, è una cosa che peraltro già facciamo con la banca dati del partigianato piemontese e con Ultime Lettere. Quindi creare dei metaportali, dei metaambienti attraverso i quali le banche dati siano interrogabili simultaneamente. Perché io questa cosa qua la voglio sottolineare, il web in inglese vuol dire rete, e insomma, rete e maglia, come per citare un po' quello che diceva Nicola, non sono dei concetti così distanti tra di loro. Grazie per l'attenzione.